la dengue è un'infezione virale. Viene denominata arbovirosi perché è trasmessa da zanzare che si chiamano Aedes aegypti ed Aedes albopictus e può conferire da un'infezione diciamo moderata ad in rari casi infezioni gravi. I sintomi possono comparire febbre, cefalea, caratteristico è il dolore retroorbitale, anche mialgie, quindi dolori muscolari che sono paragonabili a delle sindromi influenzali. E generalmente non esiste un trattamento specifico e si adotta una terapia sintomatica, quindi antipiretici e fluidoterapia nei casi più importanti. La dengue non è endemica né in Italia e né in Europa. Ci sono stati casi autoctoni, ovvero casi in cui l'infezione non è stata importata dai viaggi, ma erano presenti casi all'interno delle regioni italiane. L'Italia non ha questo elevato rischio di epidemia di dengue perché sostanzialmente ci troviamo in una stagione invernale e quindi a basso rischio di trasmissione di zanzare e perché l'Italia, come in questi anni, non si è dimostrata un paese endemico a questo virus. La terapia per la dengue è una terapia di supporto, quindi basata sull'utilizzo di antipiretici per la febbre o soluzioni idratanti endovenose qualora l'emodinamica non sia adeguata nei pazienti grave. Tuttavia è disponibile anche in Italia, nelle varie regioni, un vaccino contro la dengue. Il vaccino per la dengue è indicato tuttavia in particolari popolazioni di persone e sono coloro che hanno già avuto una pregressa infezione da virus dengue e stanno per intraprendere un viaggio di piacere o di lavoro nelle aree endemiche, oppure soggetti, a prescindere da un'infezione dengue, che dovranno soggiornare per una lunga durata in paesi ad elevata endemia. Quindi non per tutti, ma per specifiche popolazioni a rischio.